È troppo stretto per combattere. Meglio tirarlo fuori. Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta.
Negli ultimi giorni, i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro, fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto. Non so se il profeta sia sopravvissuto, ma seguirò le loro tracce. Nessuno sfugge all'ordine della Trinità. Sarà gelida. Una galea da guerra bizantina.
Come diavolo è arrivata qui sotto? Di origine mongola, ma sono passati di qui. La città perduta deve essere vicina. Non sono tua nemica. Questo è tutto da vedere. Prima hai ucciso quegli uomini. L'ho fatto per sopravvivere. Credo l'abbia fatto anche tu. Da quanto tempo sono qui? Giorni, non di più. Gli invasori hanno imprigionato molti dei nostri. Vattene da questo posto, finché sei in tempo. Non posso farlo. Sono venuta per una cosa importante. Anche loro. Se ti rivedo ancora, giuro che ti pianto una freccia in gola. Tu e io siamo dalla stessa parte. Spero di poterlo dimostrare. Che sta succedendo laggiù? Allora, questo posto è abitato. Queste persone sembrano essere qui da molto tempo. Hanno vissuto isolate per decenni, forse secoli. Ho notato particolari del suo abbigliamento. Piccoli ornamenti che non sarebbero stati fuori luogo nell'impero bizantino. Che siano i discendenti del popolo del profeta. Cosa sanno? Non posso fare niente per lui adesso. Ho appena saputo che Constantine sta scendendo dalla prigione. Primo giorno in Siberia ed è successo. 2 anni in Afghanistan e un altro in Indonesia e niente.
Ma è bastato un giorno qui sul ghiaccio e boom, la mia prima uccisione. Ho guardato i suoi occhi spegnersi mentre mi supplicava. Non era russo. Non ho idea di cosa dicesse. Sono rimasto con lui, a guardarlo. Il minuto prima era lì e quello dopo, fine. Solo carne. Ho vomitato sulla neve. Vedevo il mio vomito mescolarsi al sangue del ragazzino. Lui ora è solo carne e io sono vivo. Konstantin continua a dirci che siamo qui per un motivo speciale, per compiere il volere di Dio. E ora anch'io comincio a capire. Vediamo di sistemare tutto prima che arrivi. Ehi, mi ricevete? Cazzo, dobbiamo ripristinare. Mai visto niente del genere. Uno svitato figlio di puttana che attacca con un'ascia a tre... Un momento, do un'occhiata. Confermo. Cos'è stato? Ah?